E il domani è già qui, ragazzi. Quinto giorno di tour per il Trentino. E oggi ci troviamo a Racines, perché non so se si sente poi da rumore, stiamo per entrare nel percorso che ci porterà alle famose cascate di Stanghe. Dai video, filmati, blog e quant'altro sembrano veramente molto molto belle, molto caratteristiche, tant'è che le nominano tra le 10 cose da fare. Perciò, ecco, le sento già che ci stiamo avvicinando. C'è tutto un percorso da fare. Da quello che abbiamo letto, il fondo non è asfaltato, è un po' sdrucciolevole, quindi c'è il rischio di cadute, poi c'è tanta umidità. Questo è il percorso, quindi siamo pronti e via, si parte per questa nuova esperienza. Amici, allora, abbiamo terminato il percorso e come avete visto vi porterà poi davanti a un parcheggio dove c'è la possibilità di o proseguire con altri percorsi oppure di prendere l'autobus che vi riporta direttamente al parcheggio a valle, oppure c'è un altro percorso che è quello che stiamo facendo noi, è molto più lineare, molto più tranquillo, che comunque vi riporterà poi al parcheggio, quindi scegliete voi come proseguire. Allora, le cascate Stanghe sono molto belle, faticose, quindi mi raccomando andate con le scarpe da trekking, perché in tanti punti si scivola, ci sono delle salite molto ripide, quindi assolutamente portatevi l'attrezzatura giusta. Se noi a questo stiamo riscendendo, ci cambiamo le scarpe e siamo pronti per la Val di Rabbia. Infatti siamo venuti qui perché vogliamo continuare questa giornata all'insegna dell'esplorazione e pertanto stiamo per intraprendere il percorso che ci porterà nel ponte sospeso di Betano, che si trova proprio qui in Val di Rabbia, esattamente a Rabbi. Il ponte si chiama il ponte sospeso di Ragaiolo ed è un ponte che è alto 60 metri e, se non ricordo male, dovrebbe essere lungo 50. Ovviamente per arrivare bisognerà intraprendere un percorso che, a differenza di prima, potete venire tranquillamente con scarpe comode. Infatti noi ci siamo un po' cambiati. Il percorso è qui davanti, siamo pronti, speriamo di non aver paura perché il ponte è molto alto e molto suggestivo. Oggettivamente, ma quanta natura c'è in Trentino? Vallate, montagne, boschi, ruscelli, fiumi, veramente veramente meraviglioso. E comunque, se siete amanti del camper, come vedete qua c'è tutto quanto un campeggio dedicato proprio ai camperisti, che sta proprio vicino qua al percorso che stiamo percorrendo noi per arrivare al ponte. We'll be right back.
piccolo break. È faticoso, eh? C'è veramente tanto dislivello. Più o meno così. E ancora siamo a metà. Ah. Ragazzi, allora, è un'esperienza che dovete provare. Siamo arrivati quasi alla fine del ponte, quindi è più tranquillo, balla un pochino. Certo, ovvio che se soffrite di vertigini lasciate stare, perché vi fermerete in mezzo e vi prenderà una crisi. Però stupendo, è uno scenario pazzesco. Dico bene? Speriamo bene. Sono stata troppo brava. Coraggiosa. Tutti coraggiosi, dai, dai. Coraggiosa. Ci hanno odiato, eh. Oh, ma io sento ballare ancora, non so voi. Vabbè, adesso bisogna riscendere. Preferivamo riscendere in modo un po' più tranquillo, ma sta piovendo e soprattutto tuona, e quindi ci stiamo riavvicinando velocemente alla macchina. Infatti già siamo ritornati a valle, quindi il ritorno è molto più morbido rispetto all'andata. Il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, soprattutto che vi sia stato utile. Se così fosse, intanto sentite i tuoni, vi invito a commentare, lasciare un like, e noi ci vediamo alla prossima esperienza. Piove.